Benvenuti all'appuntamento con il benessere, la salute e gli stili di vita sani e sostenibili. Siamo a Bologna dove sta andando in scena il Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. Diversi sono gli ambiti e le tematiche presenti quest'anno che riguardano l'alimentazione bio, riguardano anche gli stili di vita green e anche la cura del corpo. Noi andiamo a visitarli insieme. Ci dedichiamo al settore dell'alimentazione, andiamo a conoscere quelle che sono le novità e gli ultimi prodotti, soprattutto per quanto riguarda il benessere e la salute. Andiamo! Delle novità presenti al Sana, perché si tratta della prima linea al mondo di alimenti vegetali a base di mandorla. Quindi come mai avete scelto questa linea? È una scelta che il nostro territorio ci ha stimolato a percorrere, in quanto l'azienda nasce circa 20 anni fa nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e utilizza la mandorla antica filippocea, che è una cultivar autoctona del territorio. Ovviamente la scelta è stata anche condivisa con il consumatore consapevole, che ci ha stimolato a sviluppare il progetto a base del seme mandorla, perché il mercato vegetale vegano in particolare è soprattutto a base di proteina, ovviamente vegetale soia. Considerando ovviamente il nostro territorio, considerando la nostra disponibilità della mandorla di Toritto, che è un po' il progetto che sostiene, insomma, la materia prima che sostiene tutto il nostro progetto, siamo riusciti a innovare un po' il progetto Mandorland, tant'è che ci definiamo la più piccola filiera circolare al mondo, ma più grande per innovazione. Nel nostro piccolo noi oggi rappresentiamo l'innovazione della mandorla, in quanto siamo riusciti, partendo dalla coltura e quindi dalla coltivazione della mandorla, oltre che a trasformarla come mandorla sgusciata e pelata, abbiamo anche il laboratorio per ovviamente la linea dei prodotti finiti, e siamo riusciti a produrre il primo formaggio di mandorla al mondo vegano, ma anche altre linee come burrella, fondella, mandonese e anche piatti pronti sempre a base di latte di mandorla e quindi mandorella. Quindi una scelta dettata dal territorio ma anche dalle proprietà. Certamente la mandorla rappresenta la proteina vegetale che ha un equilibrio fondamentale per la nutrizione consapevole. Ha tanti vantaggi come la glicemia, ovviamente anche il parametro alcalino, che è fondamentale nell'alimentazione dell'essere umano, ma soprattutto non ha intolleranze particolari che tanti consumatori devono evitare. Andiamo dunque a vedere questo prodotto, il primo al mondo? Sì. Sempre partendo dalla mandorla di Toritto, abbiamo scisso la mandorla in due derivati: Mandolat, che è una polvere di mandorla micronizzata, e l'olio di mandorla, che sono le materie prime più importanti del nostro prodotto mandorella, che è naturale in questo caso, ma anche sviluppata con altri aromi come curcuma, timo, peperoncino e mandorella in olio. La seconda linea che abbiamo sviluppato è mandonese, che è una maionese vegana, burrella, che vediamo qui al centro, che è il primo burro a base di latte di mandorla sul mercato del biologico e anche mondiale, mandonese, che è sempre a base di latte di mandorla, e i piatti pronti che vediamo in fondo al frigo come burger, polpetta,
e basta. Quindi c'è comunque una vasta scelta anche a seconda dei gusti, delle preferenze. Sì, stiamo dando profondità al progetto per poter consolidare ovviamente il processo di filiera che noi stiamo portando avanti, per poter proporre al consumatore una linea a 360 gradi e per poter ovviamente inserire la mandorla nell'alimentazione come prevenzione primaria. Che cosa possono fare per noi i funghi? Possono aiutarci a mantenere una qualità di vita dignitosa, legando le molecole che hanno al nostro sistema immunitario, quindi modulandolo e adattandosi al bisogno del corpo, del bisogno che ha di fare, nel senso che i funghi hanno una capacità adattogena di adattarsi proprio all'esigenza del corpo, una sorta di sostanze intelligenti grazie ai principi attivi che contiene talmente tanti. Infatti si sta parlando di nutraceutica, anche se sono notificati come integratori alimentari, hanno poco a che vedere con gli integratori alimentari. Qui si parla di alimenti funzionali con delle proprietà altamente attive e che si regolano proprio in base all'esigenza. Quindi se ho un'iperattività immunitaria me la deprimono, se ho una deficienza me la aumentano. Questo è una grande garanzia per tutti gli operatori, per tutti i consumatori, perché non possono creare delle problematiche, previo che siano stati coltivati con una certa, con un certo modo, quindi in terreni non contaminati, perché funghi si tratta, i funghi sono molto assorbenti, sono delle spugne, sono dei chelanti, quindi possono comunque rilasciare tossicità. Quindi il consumatore in primis deve avere chiaro e domandare al negoziante, al farmacista, al suo medico che glieli prescrive, deve sapere e domandare dove sono stati coltivati questi funghi e in che modo, altrimenti è un rischio con i funghi medicinali. Noi vantiamo 30 anni di esperienza nel settore, siamo proprietari di due piantagioni in Europa, una a Santiago di Compostela in Spagna, in Galizia, e una a Francoforte, e lavoriamo con dei micologi di tiratura internazionale anche per progetti ambientali, perché con i funghi non è che si fa solo terapia, si fanno bonifiche ambientali, si fanno tante cose insomma con i funghi, ecco. In pratica come funziona? Cioè vengono estratti quelli che sono i loro componenti? In pratica si prende tot chili di fungo medicinale, e nel nostro caso abbiamo importanti titolazioni e standardizzazioni, cioè partiamo da lavorazioni da 150 kg di materia prima per avere un chilo di principi attivi. Si estraggono i principi attivi. Le molecole più importanti dei funghi medicinali sono tante, ma le più decantate sono beta-glucani, alfa-glucani, triterpeni ad effetto proprio immunomodulante, antinfiammatorio, ma poi hanno un sacco di vitamina B, un sacco di minerali, aminoacidi, minerali importanti quali germanio, insomma hanno un sacco di enzimi importanti per la detossificazione, per lo smaltimento di scorie nel nostro corpo. Quindi il fungo in natura di per sé è una spugna molto importante che fa questo nel terreno. Pensate, se questo fungo è rigorosamente lavorato biologicamente, quindi non trattato e quant'altro, quindi puro, quando viene ingerito in forma di capsule o di alimento fa la stessa identica cosa che farebbe nel terreno dentro di noi, cioè quindi chela e porta fuori tutte le sostanze tossiche che noi abbiamo. La letteratura scientifica a disposizione è enorme, ci sono più di 10.000 lavori internazionali, anche qualcosa di europeo, sui supporti oncologici addirittura di questi funghi, cioè che abbinati a chemio e radioterapia aiutano a mantenere una qualità dignitosa del paziente mentre sta facendo questo tipo di trattamenti, e permettendo all'oncologo di fargli continuare questo tipo di trattamenti, perché i valori dell'emocromo, del sangue e di quant'altro rimangono alti. Quindi si alleano fortemente alla farmacologia, portandone fuori però gli effetti tossici della farmacologia. Quindi dovrebbero essere considerati seriamente anche dalle istituzioni.
perché purtroppo questo tipo di lavorazioni e questo tipo di chilaggio per poter avere anche questi effetti costano, perché comunque a noi nessuno ci dà una mano. E quindi questo è molto importante, perché potrebbe aiutare proprio i trattamenti farmacologici a continuarli, a farli tutti. Questo sarebbe un grosso vantaggio anche per l'oncologia, ma la farmacologia classica, insomma. La natura davvero ci aiuta. Ah sì, molto. Grazie. A vedere quelle che sono tutte le opportunità e le occasioni per quanto riguarda gli stili di vita sani, verdi e consapevoli. Qui parliamo di campane tibetane, ci spieghi che cosa sono, a cosa servono, quali sono le loro caratteristiche? Sono campane ispirate alle campane tibetane, ma sono fatte di un altro materiale, che è quarzo. Quarzo è anche un altro minerale. Abbiamo campana bianca, che sono fatte di quarzo, e campana colorata, che sono insieme con altri minerali, ametista, oro, turmalina, diversi minerali. Allora, la qualità del quarzo è molto importante, perché fa un suono molto molto intenso e anche profondo. Questa vibrazione si sente per l'orecchia, ma anche nel corpo. È una vibrazione che è come un massaggio sottile. Allora, molto subito arriva il suono intenso e anche profondo, e fa un cambiamento nell'energia del corpo. E molto subito produce un stato di una rilassazione profonda, e anche ogni vibrazione, ogni campane produce una nota, e ogni nota è collegata a una parte del corpo. Allora, attraverso del suono, delle minerali, è possibile fare un'armonizzazione di ogni parte del corpo. Il quarzo è molto importante per la sua qualità, è un amplificatore naturale. Allora, il quarzo è molto importante, è collegato a altri minerali e metalli, insieme fa una vibrazione che è unica. Tanti anche gli appuntamenti come convegni, congressi e forum dedicati alla salute e alle modalità di prevenzione anche delle malattie in rapporto proprio con l'alimentazione. Sono sempre più numerosi gli studi nel campo della nutrizione, delle intolleranze alimentari, con l'interazione di diversi metodi diagnostici, a importare per primo in Italia dagli Stati Uniti, dove ha vissuto e studiato nei primi anni della sua formazione professionale, la metodica Citotest, è stato il dottor Carmelo Rizzo. Gli argomenti importanti è non solo l'obesità, che è una delle patologie più, diciamo, note, che riguardano appunto una cattiva e scorretta alimentazione, ma anche come prevenzione di tumori, per esempio, ma anche curare bambini che hanno problematiche diciamo di svezzamento, di crosta lattea, di intolleranza alimentare, soprattutto per le proteine del latte vaccinico, ma anche oltre, cioè celiachia, problemi legati a malassorbimento al lattosio, patologie che in Italia sono sempre più crescenti e che portano anche a una qualità di vita completamente diversa da chi non soffre di queste cose. Purtroppo non era così nota fino a che non abbiamo avuto a disposizione diagnostiche più mirate e più sofisticate per fare diagnosi. In Italia abbiamo una predisposizione genetica di una quantità enorme di predisposti alla celiachia, circa il 30%, ma 1% sarà poi celiaco. Là dove invece abbiamo dal 3 al 5%, non abbiamo dati epidemiologici ben definiti, di persone che soffrono di intolleranza al glutine in non celiaci, che è la stragrande maggioranza. Così come abbiamo una predisposizione
predisposizione all'assorbimento al lattosio che va dal 50 al 70% in base alle zone geografiche d'Italia, ma che soltanto un buon 15% svilupperà poi un malassorbimento al lattosio vero e proprio. Quindi ecco che bisogna fare differenze se uno è intollerante al frumento e non è celiaco, o intollerante al glutine e ovviamente non è celiaco, e chi ha intolleranza al glutine del latte ma non ha una vera e propria, un vero e proprio malassorbimento o deficit enzimatico. Poi c'è una stragrande maggioranza di quelle persone che hanno un'intolleranza verso i cibi comuni, quella intolleranza alimentare propriamente detta, non è mediata da anticorpi, quindi una reazione cronica, non è causa-effetto, ecco perché è più difficile diagnosi, e quindi noi cerchiamo di arrivare a una diagnosi con una dieta eliminazione oppure effettuando dei test ematici tra i più accreditati, perlomeno da un trentennio a questa parte, il test citotossico che utilizziamo da tanti anni e che ha una maggiore valenza scientifica proprio perché è molto selettivo, molto preciso, molto pratico, perché bastano poche, diciamo, 2 cc di sangue è sufficiente e si può fare sia a un bambino che a un adulto che a una persona anziana. Una volta che è selettivo, e anche i consigli nutrizionali sono più mirati e quindi meno, diciamo, drastici rispetto a chi magari indiscriminatamente elimina degli alimenti che non dovremmo togliere perché sono molto importanti. Abbiamo parlato di test, il citotest lo dobbiamo proprio al dottor Rizzo, ci vuole raccontare come è arrivato qui? Beh, gli americani avevano messo a punto negli anni 50, ma ancor prima, questo test ematico, screditato poi dopo un po' di anni di utilizzo nei paesi anglosassoni, e poi una volta in Italia abbiamo fatto dei lavori di ricerca e anche di renderlo molto più affidabile, più preciso, più selettivo, e apportando le modifiche a quello che era il citotest degli americani. Direi abbiamo fatto un grande errore, io e i miei colleghi, a non cambiare il nome, perché diciamo il nome è stato un pochino vincere anche delle resistenze all'utilizzo di questa metodica, e quindi una volta brevettato con le modifiche in Italia oggi ha molto credito nella classe medica che lo sta utilizzando e anche per la ricerca scientifica che c'è dietro. Quindi sono stati fatti lavori pubblicati nel campo medico con il test citotossico e devo dire che tutte le statistiche, i trial clinici hanno dato ragione poi alla risposta che il test ha dato dal punto di vista clinico, quindi è stata una grossa conquista. Anche perché, come si diceva, le intolleranze piuttosto che le allergie sono davvero in crescita. Sono in crescita per tanti fattori. Oggi qui stiamo parlando di intestino, di microbiota intestinale, la salute dell'intestino come madre anche per il benessere generale della persona. Stiamo parlando di intestino come organo neuroendocrino, come PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia. Parliamo di patologie psichiatriche legate al benessere dell'intestino e anche all'alterazione di questo microbiota intestinale. Quindi ecco che l'intestino viene visto dal punto di vista reumatologico, dal punto di vista immunologico, dal punto di vista internistico in generale, pediatrico, dermatologico, ginecologico, cioè non c'è specialista che non deve praticamente valutare l'utilizzo dei dati che uno ha a disposizione se c'è o meno la salute dell'intestino, quindi valutare bene se siamo davanti a una disbiosi intestinale grave, media o lieve che sia, perché qualsiasi organo o apparato risente proprio di questa alterazione. Quindi oggi è più che convegno, è un forum, perché ognuno contribuisce avendo già delle nozioni generali e anche di nuove ricerche, nuove pubblicazioni dalla bibliografia internazionale di queste nuove conoscenze. Addirittura si arriva a fare il trapianto di feci, quindi tra consanguinei, proprio perché il microbioma, quindi la predisposizione genetica alla formazione di questo microbiota, contribuisce molto a far sì che noi curiamo quelle persone che hanno delle immunodeficienze acquisite o innate che siano, curando bene anche il microbioma. Probiota intestinale, quindi l'integrazione dei probiotici o prebiotici che sia, l'integrazione vuole essere proprio un aiuto a quello che è carente, quindi altrimenti non servirebbe. Quindi se noi parliamo di probiotici non possiamo assolutamente somministrare gli antibiotici, cioè è un controsenso, però abbiamo necessità talvolta di utilizzare gli antibiotici e talvolta di usare i probiotici. Bisogna essere molto molto diligenti a poter utilizzare questi presidi che noi abbiamo, come questi integratori che oggi abbiamo a disposizione.
quanto è importante quindi la salute dell'intestino. È l'intestino, ecco perché è chiamato il secondo cervello, non a caso, perché è anche un dotato di glia, ci sono miliardi e miliardi di neuroni nel nostro intestino che ovviamente sono collegati al cervello superiore e quindi interagiscono. Se consideriamo che la serotonina, quindi ormone che modula anche diciamo, lo stato emotivo, le emozioni e anche diciamo, tutto ciò che può essere l'umore di una persona, l'85% è prodotto dalle cellule intestinali e quindi immagazzinato poi nel cervello in alcune aree e quindi utilizzato questo scopo. Quindi ecco che è un produttore di ormoni l'intestino sotto tutti i punti di vista. Possiamo lasciare un consiglio a chi ci ascolta? Sì, che diciamo sia che dobbiamo curare una patologia importante, quindi una cardiopatia, un disturbo psichico o intestinale, o le malattie croniche infiammatorie intestinali, o una dermatite, o un'allergia, perché non consideriamo oggi l'allergico cronico diciamo, è curato in modo sbagliato, perché si cura appunto asintomatico. Noi se preveniamo anche l'allergia, uno può essere predisposto ma non avrà mai disturbi dell'allergia, uno può avere un asma se magari a contatto con pollini, acari, muffe, piante, ma prima ancora di arrivare a terapie mediche più drastiche, più impegnative, anche costose, basta stare molto attenti anche a quello che è l'alimentazione quotidiana, quindi la selezione dell'alimentazione non dal punto di vista quantitativo ma qualitativo. È il forum che oggi qui sicuramente dà molta importanza e rilievo e risonanza a livello internazionale per quanto riguarda noi nutrizionisti che ce ne occupiamo. Ci sono degli alimenti in particolare che possono essere nocivi? Soprattutto quelli quotidiani di ognuno di noi, per cui è soggettivo. Uno può avere delle intolleranze o svilupparne se è abitudinario. Quindi ruotare molto gli alimenti è molto importante, la diversificazione. Una volta lo faceva Madre Natura, la selezione, la stagionalità degli alimenti, quindi non erano sempre presenti, e l'organismo anche in modo naturale riusciva a disintossicarsene. Se noi li abbiamo e li consumiamo tutti i mesi dell'anno, 12 mesi all'anno, è ovvio che l'incidenza è maggiore per quanto riguarda lo sviluppo dell'intolleranza alimentare. Certo, poi sono degli alimenti che sono più allergizzanti, istaminoliberatori, quelli che danno le cosiddette pseudoallergie, però sono i primi che vengono eliminati quando siamo davanti a una patologia allergica, ma non sono quelli la causa. La causa scatenante è quello che noi accumuliamo e che poi ovviamente può essere la causa scatenante. Quindi il fattore scatenante nutrizionale è alla pari di tutti gli altri stress che praticamente riempiono il barile che siamo noi, il nostro organismo, quindi un sovraccarico. E se lì, anzi lì, colui il quale ha coniato la parola stress, dice proprio questo, che qualsiasi sia il tipo di stress, l'organismo mette in moto sempre gli stessi meccanismi di difesa. Quindi pensiamoci un attimo, riflettiamo e vediamo che qualsiasi sia l'agente stressante, chimico, batterico, virale, psichico, ormonale, traumatico o altro, anche la meteorologia, il cambio di stagione, spesso incide. Per cui tutte queste variabili portano a un accumulo di stress che porta a una tracimazione del barile, quindi noi vediamo il paziente quando è all'ultimo stadio, noi dovremmo vederlo un po' prima. Continuiamo a parlare della correlazione tra salute e alimentazione con esperti nutrizionisti. I temi sono quelli sempre del benessere, dell'alimentazione e di tutto ciò che può rappresentare anche il mondo della dieta mediterranea, soprattutto come strumento di prevenzione. In particolare oggi si parla di rischio cardiovascolare. Sì, infatti abbiamo affrontato il tema iniziale proprio della epidemiologia dell'obesità e sappiamo quanto poi il rischio cardiovascolare è legato alle condizioni di obesità e abbiamo insomma notato dalle relazioni che effettivamente il problema dell'obesità in Italia soprattutto è in grande crescita, non solo in età adulta ma anche nei bambini, quindi noi abbiamo puntato molto su una prevenzione che possa già iniziare in età scolare e quindi cercando di modificare quei comportamenti, quindi sani
sana alimentazione, aumento dell'attività fisica e quindi stile di vita fin dall'età evolutiva. Possiamo in questo senso specificare qualcosa, alimentazione ossia? Alimentazione insomma significa soprattutto, come le intendiamo noi, soprattutto dieta mediterranea, cioè alimentazione che abbia una validità scientifica, e sappiamo tutti che il ruolo della dieta mediterranea è stato dimostrato con tantissimi lavori scientifici essere l'unico modello nutrizionale in grado di migliorare lo stato di salute, e quindi legando soprattutto anche quello che è la tipicità dei prodotti alimentari, cioè il discorso della catena corta e quindi delle produzioni locali, quindi incentivare il consumo per esempio dell'alimento fresco e tutti quei concetti che hanno reso la dieta mediterranea famosa nel mondo, ma che è diventato, ricordiamolo sempre, anche patrimonio dell'UNESCO. Movimento, stili di vita sono altrettanto importanti? Ma assolutamente sì, puntiamo molto sull'attività fisica, tra l'altro una delle relazioni interessantissime è stato proprio sull'attività fisica e sullo sport e come sia importante anche la figura professionale del biologo nutrizionista che sappia dare dei consigli nutrizionali non soltanto diciamo allo sportivo agonista e quindi a quello che fa lo sport per professione e quindi con agonismo, ma anche per tutte le persone che si avvicinano come fatto di benessere, di wellness, quindi al settore dell'attività fisica. Sappiamo che è importantissimo abbinare comunque una sana corretta alimentazione a uno stile di vita più attivo, quindi attraverso l'attività fisica. Sappiamo che i numeri dicono che certe patologie purtroppo sono in aumento, in questo senso cosa possiamo dire, che consigli magari possiamo dare anche? Ma infatti oltre all'obesità, le malattie cardiovascolari e tutte le malattie metaboliche si notavano come, ecco, in alcune relazioni presentate il problema, il fenomeno dell'obesità è crescente anche in altri paesi del mondo. Non tutti sanno per esempio che la Cina è diventato il paese dove c'è una prevalenza di obesità più alta al mondo, e questo la dice lunga come gli stili di vita, come quello che è il contesto, il tessuto sociale in cui si vive può diventare un vero e proprio ambiente obeso. Esogeno, e quindi bisogna contrastare tutto ciò che è l'ambiente che circonda l'essere umano. E ricordiamoci sempre che però poi il mangiare è comunque insomma un atto di convivialità, di socialità e che dà comunque dei piaceri della vita, e quindi bisogna sempre trovare il giusto equilibrio tra quello che è una sana e corretta alimentazione da un punto di vista strettamente nutrizionale, ma anche insomma goderci ogni tanto delle squisitezze del palato, e noi in Italia siamo il numero uno al mondo per quanto riguarda l'alimentazione. Oggi in particolare il focus è sul rischio cardiovascolare, come possiamo inquadrarlo? Allora, è una disfunzione degli endoteli, delle funzioni degli endoteli, ed è legata in parte ad una scorretta alimentazione protratta nel tempo, è legata ad una iperproduzione di ROS, che sono le specie reattive dell'ossigeno, e le specie reattive dell'ossigeno che sono dovute in parte a questioni fisiologiche, ma anche ad un'iperalimentazione, ad un eccessivo carico glicemico, cioè un'eccessiva quantità di zuccheri raffinati che ormai noi troviamo in tutti o quasi tutti gli alimenti raffinati, quindi processati. Alcuni addirittura insospettabili, possiamo dire, però invece li contengono. Sì, sì, infatti invito i consumatori a leggere bene le etichette, perché spesso non c'è scritto zucchero, ci sono altri nomi come sciroppo di glucosio, oppure le destrine, eccetera. Quindi anche il pane contiene zuccheri. Tutto questo mi porta alla fine della giornata ad avere un carico. Un carico magari quando faccio proprio l'addizione tra i cucchiai, 2, 3, 4 cucchiai di zucchero, per non parlare poi quello delle bibite zuccherate. E il consumatore credo che non ne sia consapevole. Quindi importantissimo il controllo del peso, ma anche il controllo di ciò che si ingerisce. Assolutamente, il carico degli zuccheri è legato poi all'infiammazione. L'infiammazione è una reazione fisiologica allo stress. Nel momento in cui rientra subito non c'è nessun problema. Un'infiammazione prolungata, e si parla di low grade inflammation, cioè di basso grado, porta nel tempo allo sviluppo di patologie croniche degenerative, cancro, malattie osteoarticolari, problemi cardiologici, eccetera. Possiamo dare un consiglio? Sì, il consiglio è
leggete le etichette, preferite alimenti non processati, cioè alimenti freschi, aumentate il consumo di frutta e verdura, insegnatelo ai vostri figli, mamma, insegnatelo ai vostri figli, e siate dei consumatori più oculati e consapevoli. Nel rispetto, se vogliamo, anche di quella che è la stagionalità. Assolutamente, la stagionalità è quello che viene chiamata anche la corta filiera, quindi alimenti del territorio, perché aiutiamo anche i piccoli produttori, aiutiamo anche la salvaguardia dell'ambiente. Non si può disgiungere i problemi ecologici ormai dalla nutrizione e dall'alimentazione. Le novità, le curiosità anche per quanto riguarda la cura del corpo, tutto naturalmente rigorosamente bio. Fiori di Bach, dunque spieghiamo che cosa sono, qual è la loro funzione, che cosa nascondono e perché no anche comprendono. Sì, i fiori di Bach sono stati scoperti, come dice il nome, dal dottor Edward Bach negli anni 30 del secolo scorso. Lui era un medico inglese che ha intuito come gli aspetti emotivi, una cosa che oggi viene data un po' per scontata nel concetto di Pnei, quindi l'aspetto psicologico, influenzasse il benessere della persona. Quindi alla ricerca di un metodo di cura diverso che considerasse l'uomo nella sua globalità, ha cercato proprio in questi fiori di campo un qualcosa che andasse a riequilibrare gli stati emotivi e gli stati d'animo e di conseguenza quelle che erano tutta la corte dei disturbi psicosomatici che da essi derivavano. In che modo ci possono aiutare quindi? Allora, diciamo, anche nei piccoli problemi emotivi di tutti i giorni, quello che può essere anche nella vita magari di un bambino, una piccola prova come un compito in classe affrontato con una certa emotività, nella nostra vita quotidiana, quei momenti in cui ci manca un po' la fiducia in noi stessi o ci sentiamo un po' stressati per una visita medica, un viaggio importante, quando dobbiamo prendere certe decisioni o ci sentiamo influenzati dall'ambiente esterno in qualche modo. Perché si parla di intelligenza emotiva? Si parla di intelligenza emotiva perché nella visione del dottor Bach il fiore di Bach non va ad aggiungere né togliere nulla di quanto già esiste in noi, ma va a risvegliare le nostre risorse, che proprio in un'ottica di intelligenza emotiva vuol dire essere consapevoli delle proprie emozioni e usarle in modo intelligente anche nei rapporti sociali, quindi non in un'ottica conflittuale, attribuendo la causa dei nostri stati d'animo all'esterno, ma diventando consapevoli che i stati d'animo nascono dentro di noi e quindi possiamo gestirli al meglio. Cosa possiamo trovare qua? Allora, qui trovate un prodotto sano perché è un estratto puro di menta Advensis, è una menta che si trova alle pendici dei vulcani in Giappone ed è a tutti i benefici della menta, quindi le vie respiratorie, il raffreddamento, i dolori articolari, e ci sono tantissimi benefici perché anche per l'uso domestico, siccome è un distillato puro, può anche essere ingerito in piccole quantità come digestivo e per purificarsi. E per quanto riguarda un ritorno al naturale, la fibra di bambù fa bene all'ambiente e alla pelle grazie alle sue numerose proprietà. Sono foulard realizzati in filato di bambù, la filiera è totalmente nostra. Hanno due o tre caratteristiche particolari i nostri foulard. Il primo, che siamo legati a quello che l'Università di Venezia Ca' Foscari ha lanciato, e cioè il nuovo rinascimento. E quindi in termini di colorazioni e serigrafie abbiamo preso tutto ciò che dal passato era possibile prendere. Colorazioni che sono colorazioni naturali, il prodotto viene realizzato con pigmento acqua e sale, e le serigrafie, quella che sto indossando io per esempio, è dedicata
a un autore del passato che è Chagall, da cui abbiamo preso alcuni dettagli e serigrafati a tampone. Viene realizzato esattamente come si realizzavano i batik tempo fa. Le dimensioni sono di 2 metri per circa un metro. E voilà, insomma, il resto è qui da vedere, ecco. Ma da dove è nata l'idea del bambù? L'idea del bambù è nata, cercavamo un prodotto che fosse anallergico, antibatterico, ma che si potesse anche colorare. C'è stata una ricerca di circa 1 anno e mezzo per riuscire a realizzare in tessitura il bambù, che ha delle meravigliose caratteristiche, perché è anallergico, è antibatterico, è antiacaro, è fortemente igroscopico, quindi ha questa sensazione fresco d'estate e molto calda d'inverno, ma ha un problema: la fibra è molto corta. E quindi sapevamo che il bambù era il prodotto ideale per fare un prodotto del genere, ma non c'è una storia, non c'è un background legato alla tessitura, e quindi pian piano, in forma empirica, siamo riusciti, non vi svelerò mai qual è la tecnica, è segreta, per poterlo fare, ma se ha provato a toccarlo è setosissimo al tatto, e quindi la ricerca era di creare un bisogno vero in un momento dove il bio è importante, ma forse è anche enormemente costoso, e quindi volevamo trovare un prodotto bio che stesse bene alle persone, che le facesse stare bene, ma che avesse un prezzo decisamente abbordabile, che è quello che è. Adesso non ve lo dirò, insomma, non voglio fare pubblicità al prodotto, però è nata da questo ragionamento. Diverso invece il ragionamento delle colorazioni. Io devo essere grato a un signore che neanche conosco, ma che è il rettore dell'Università di Venezia, che in televisione ha lanciato questa cosa. Io ho detto a mia moglie: quella è la soluzione, leghiamoci al nuovo rinascimento e diamo qualcosa di bello di chi ha costruito il bello nel passato e riportiamolo al nuovo, insomma. Ma quindi li coltivate voi? Noi abbiamo piantato il bambù circa 1 anno e mezzo fa. In realtà il bambù ha necessità circa 5 anni per poter essere utilizzato, anche se noi poi lo utilizziamo in realtà quando il bambù è molto giovane, ha meno di 90 giorni e quindi è totalmente fibra. La verità è che oggi in Italia fiocco di bambù da poter utilizzare non c'è, quindi siamo obbligati a rivolgerci in Turchia, dove però ci garantiscono la provenienza. Sappiamo che non è in Europa, ma insomma è legata fortemente alle legislazioni europee, e quindi sappiamo esattamente cosa acquistiamo. È vero, esiste in Cina, è vero, esiste in India, ma ricordo al mondo che i prodotti che arrivano da là, soprattutto i vegetali, ancora si usa il DDT, e direi che non è, insomma, non è il caso, o perlomeno se vuoi fare un prodotto di un certo tipo, offrendolo a delle persone come prodotto naturale, poi non puoi andare laddove il DDT si usa da mattina a sera, insomma, è veramente un controsenso. Qui vediamo alcuni prodotti naturali, ma la vostra è stata una vera e propria scelta di vita. Sì, 20 anni fa io e mia moglie, la Nicoletta, abitavamo in Veneto e abbiamo scelto di prendere un po' di terra nell'Appennino bolognese, una terra un po', come dire, impervia anche da affrontare. Abbiamo preso un piccolo podere e niente, pian pianino siamo partiti a farci la casa, perché non avevamo la casa. Abbiamo fatto la stalla, abbiamo messo dentro gli animali, e la nostra grande passione è sempre stata quella dell'agricoltura e soprattutto degli animali. Quindi abbiamo fatto un'azienda di fatto zootecnica, e abbiamo capito quasi fin da subito che dovevamo lavorare il latte noi per poter valorizzare quello che facevamo, insomma, e per portare avanti quelli che erano i valori in cui noi credevamo. Tutti i primi 15 anni del nostro percorso per costruire delle stalle dove gli animali potessero star bene, pian pianino abbiamo imparato a fare anche un buon prodotto, e adesso abbiamo anche delle soddisfazioni dal punto di vista commerciale. Ci sono anche dei cavalli? Sì, questa è la nostra grande passione, quella dei cavalli da tiro.
Noi abbiamo fatto tutto un percorso anche proprio di costruzione di attrezzi particolari per usarli un po' in agricoltura. E adesso assieme a NaturaSì sta partendo una scuola di agricoltura biodinamica per portare avanti questi progetti che sono a nostro modo di vedere anche lungimiranti. Ecco. Dunque le novità, noi abbiamo cercato di andare a scoprire quelle che sono le principali, le più importanti, legate soprattutto al tema della salute e del benessere. Grazie e arrivederci.